Lorenzo, sono un attore e un musicista. Bene, Come stai? Senti, grazie. partiamo da dove secondo me non ti aspetti, cioè proprio dalla tua musica. Ecco qua. E ho rivisto questa mattina un videoclip short film diretto dal nostro amico Mino Capuano e ho ripensato alla coincidenza perché il protagonista del video è della canzone della tua band, del tuo progetto musicale, era Filippo Scotti, il Fabietto di È stata la mano di Dio, e oggi nel nuovo film di Sorrentino ci sei tu. Questa coincidenza come si è sviluppata? Allora, effettivamente, è una bella coincidenza. Nel senso, io Filippo l'ho conosciuto a Parigi mentre lavoravo in un bar in tempi non sospetti, quando anche lui doveva girare È stata la mano di Dio. Prima era piccolino piccolino, c'era una mia amica che mi ha detto: c'è un ragazzo, vuole fare l'attore, ma ci vuoi parlare? Vuoi dare qualche consiglio? Ho fatto: guarda, sto lavorando al bar, non è che sto facendo l'attore. Quindi abbiamo parlato e ci siamo subito innamorati e abbiamo fatto amicizia. Dopo che è andato agli Oscar con un grandissimo scuorno, l'ho chiamato, ho fatto: guarda Filippo, io ti voglio bene, sei la prima persona che quando abbiamo rilasciato Primavera, che è il pezzo di Bravo Damian, sei la prima persona che l'ha condivisa tipo alle 7 del mattino di domenica. Quindi grazie di questa cosa, e secondo me non è un caso, ma ti andrebbe di fare un video? Lo facciamo con questo nostro amico regista Mino Capuano, molto bravo, molto poetico. Ti mando tutto se ti va. Lo so che sei appena tornato dagli Oscar, però insomma, ti va di fare questa cosa senza budget? Mangiamo una pizza a Napoli e torniamo. L'ho fatto con grande piacere, volentieri. Mi piace tantissimo il pezzo e mi va tantissimo di fare questa cosa con voi. Gli ho fatto: fra, ti amo, ti voglio bene. Abbiamo passato 2 giorni insieme con Mino, siamo andati a Sabaudia, siamo andati a Napoli, all'antro, a Cuma, l'antro della Sibilla, e abbiamo girato questo videoclip a cui tengo moltissimo. Primavera è proprio un brano emblematico del tuo progetto musicale, perché a parte che Sì. dura il videoclip di cui stiamo parlando, ha una lunghezza spropositata che tu rivendichi Sì, e sono fai bene. 7 minuti e mezzo, sì, mi piace la musica anni 70, mi piace la musica che si prende un tempo, in un'epoca dove nessuno più si prende un tempo. Io l'ho ascoltata, pensa, per settimane prima di capire che eri tu. Ah, pensa, allora siamo riusciti nell'intento. Questo testo, metà napoletano, metà in italiano, non lo so, l'approccio se uno va sulla pagina Instagram banalmente della band si immagina magari un progetto punk, invece poi senti tutt'altro. Tutto parte dal punk comunque, poi va sublimato in altre forme, ma il punk è necessario. Con Sorrentino avete parlato di musica. Sempre, sempre. Amo parlare di musica con le persone in generale, proprio per conoscerle. E con Paolo sì, abbiamo parlato di musica. Pensa, dopo che abbiamo finito di girare non ci siamo sentiti per mesi, anche perché è stato un set molto intenso, poi lui era in montaggio, eccetera. Sapevo che lui era andato a presentare il film Altroisi, lo andai a trovare Altroisi, ho fatto: ah, Daniele, che ci fai qua? Ha fatto: no, Paolo, ti volevo salutare. E la prima cosa che gli ho chiesto, ho fatto: vabbè, che musica hai scelto per il film? Perché secondo me tramite la musica, cioè la musica come la sceneggiatura sono due fattori fondamentali per poter creare un progetto che stia in piedi da solo. Prima ancora degli attori, prima ancora del regista. Quella scena, non serve neanche spiegare quale, la scena sul brano di Cocciante con voi tre, tu, Dario, Aida e Celeste dalla Porta, credo sia un gran regalo per un attore musicista. Quando la riguardi, che effetto ti fa? Ho il post-traumatic stress disorder. No, nel senso, è una canzone che abbiamo consumato parecchio, dalle prove prima del film fino alla scena stessa, che abbiamo girato parecchie volte alle 4 del mattino su questa terrazza a Capri. Ed è una scena dove, senza spoilerare niente, però Perché c'è ancora qualcuno che non l'ha visto? non lo so. Però insomma era una scena molto molto cruciale per tutti e tre i personaggi, per Partenope, per Sandrino e per Raimondo.
specialmente per Raimondo, perché era proprio un attimo prima di, proprio, insomma, quel fattaccio là. Quella cosa brutta che a un certo punto potrebbe succedere. Senti, qual è il tuo primo ricordo da fan di Sorrentino? Ce l'abbiamo tutti, sai, il momento in cui abbiamo pensato cosa sto vedendo, perché questo regista mi sembra così enorme ed è anche nostro, italiano e contemporaneo. Guarda Chiara, io non. La mia stima per Paolo è enorme, anche il mio bene e la mia gratitudine, ma io non sono fan di nessuno, secondo me è proprio un concetto sbagliato, mette un velo davanti alle persone, non ti permette di conoscerle, quindi. Cambia termine se vuoi, il momento in cui hai capito che amavi il suo cinema da spettatore. Ma girando questo film, Furbo. leggendo la sceneggiatura dalla prima frase, proprio è stata una magia enorme. Quando mi sono arrivate le scene ho fatto, porca miseria, io non ho tanta memoria, però già ricordo tutto. Proprio è un testo vivo, era proprio un testo vivo che è entrato in maniera totalmente naturale, come quando ci si innamora. Celeste dalla Porta raccontava di infiniti provini. Nel tuo caso, come sei arrivato al ruolo? Non mi sento di rispondere. Come mai? Perché ho fatto un provino. Sava Sandir. Cosa hai fatto il giorno in cui è uscita la notizia? Intendo la prima immagine del film già iconica di voi tre, con cui il film è stato presentato a noi, al mondo. Te lo ricordi? Dov'eri? Come l'hai vissuta quella giornata? Ero a letto a giocare a Mario 64 sulla Nintendo Switch. Niente di particolare. E? E basta, ho dovuto spendere 2 ore su Instagram a postare tutto il postabile. E poi ho ripreso a prendere le stelle su Mario 64. Quindi una cosa molto, molto tranquilla. Mi piacciono i Ti videogiochi. eri preparato a questo momento, al momento appunto della promozione e poi della risonanza alla quale si va incontro girando un film come questo? No, Chiara, non ero preparato, non sono preparato e non credo che lo sarò mai. L'energia che arriva da progetti che muovono sentimenti ed emozioni del genere è tanta, è parecchia, secondo me, per un solo essere umano. La preparazione, così come nel film e così come nella promozione, è una preparazione di team. Ci sono sempre tantissime persone dietro qualsiasi cosa che poi arriva su uno schermo, così come nel film, appunto, così come anche adesso. Qui ci sono un sacco di persone che stanno collaborando per questo momento e per fare questa intervista. È sempre giusto, no? Ricordarselo. Io, grazie alle persone di cui sono circondato, riesco a essere preparato. Senti, hai detto che Napoli l'hai lasciata odiandola a 18 anni più o meno, se non sbaglio. Poi hai girato un po' il Ho mondo girato un po', e sì. in qualche modo hai imparato ad amarla da lontano, a distanza. Com'è stato questo rapporto con la città per te? Io vengo da un quartiere che non è esattamente un bel quartiere, è un quartiere che amo perché ci sono cresciuto e devo molto alle mie radici e al mio quartiere, che tra l'altro è lo stesso di Paolo, solo che Paolo è andato verso il Vomero e io sono rimasto a Soccavo, che è giù. Sì, sono andato via perché comunque è un quartiere, era un quartiere anche molto intenso e a tratti anche violento, se vogliamo. Quindi sono scappato a 18 anni, proprio dopo aver fatto l'esame di maturità, ma proprio nel senso ho fatto l'esame di maturità, l'orale. Il mio professore di matematica sapeva che volevo partire. Mi ha detto il voto di soppiatto, ho detto ma sono stato promosso, ha detto sì, ha detto il voto, sono tornato a casa, ho fatto la borsa, ho preso il treno e sono andato a Roma. Quindi da Roma poi sono stato degli anni, ho studiato recitazione e poi ho fatto delle esperienze all'estero, sono stato 2 anni a Londra, un anno a Parigi senza una casa in affitto, che è una cosa che consiglio e sconsiglio a tutti. Ho dormito anche in un'amaca a Parigi, su una trave, per 1 mese e mezzo, lavorando 10 ore al giorno, dove ho conosciuto Filippo.
Sono stato a Berlino molte volte e ho avuto la fortuna di conoscere persone da tutte le parti del mondo. Il mio migliore amico in quegli anni e tuttora è di Kagoshima, sud del Giappone. E, un altro mio migliore amico è metà malesiano, metà cinese, ma ha sempre vissuto in Australia. Altri amici from Scotland. Quindi, insomma, secondo me è molto importante, adesso che possiamo permettercelo per le nuove generazioni, non solo imparare un'altra lingua, ma proprio viaggiare e confrontarsi tanto con altre culture, perché è una cosa che ti fa sentire piccolo piccolo, e sentirsi piccoli, secondo me, è una cosa molto preziosa. Per diventare grandi. Per diventare grandi, sì. Beh, all'inverso. Tornare a Napoli poi è stato grazie a Paolo e grazie al lavoro mi sono ritrovato di nuovo in questa città e mi sono reso conto di come tutta la spersonalizzazione nel sentirsi piccolo fosse tornata al suo posto, sentendosi a casa con le proprie radici. Quindi dici, cavolo, qua posso parlare proprio la lingua mia e mi capiscono. E non è una cosa da poco. È importante sapere da dove vieni. Che rapporto hai con la nostalgia? Ah, meraviglioso, ci vivo tutti i giorni. Inoltre per le presentazioni del film la sto un po' studiando e spolpando, quindi è un po' un work in progress, non ti posso spoilerare niente perché ancora non sono arrivato a delle conclusioni, ma dico sempre che la nostalgia è rivoluzionaria, è qualcosa che sì, è triste, però è qualcosa che se analizziamo, ci permette di non cadere negli stessi errori e ci permette di creare rivoluzione nel futuro. Anch'io abito serenamente nella nostalgia, tant'è che quando vivo determinati momenti della mia vita già so nel presente di cosa avrò nostalgia nel futuro. Capisco. Di cosa avrai nostalgia secondo te, parlando di questo periodo abbastanza potente che stai vivendo? Di tutto. Di tutto. È già partita. Sì, io già sono nostalgico adesso di questa cosa qua, di questo divano juventino. Senti, qua facciamo un gioco. Non siamo solo così introspettivi. Questo gioco si chiama Tre nomi per tre serate. Ovvero io ti do tre nomi e tu mi dici qual è il tipo di serata ideale che organizzeresti con ognuno di loro. Per te abbiamo pensato di farlo a Non so se tema. li Li conosco, però ti avviso, eh? Vai. Vai. conosci, li conosci. Allora, una serata con Celeste Dalla Porta e Dario Aita. Scegli tu in quale momento ambientarla. Una con Filippo Scotti per questa matriosca di coincidenze e una con il tuo personaggio in questo film, se potessi tirarlo fuori o entrare tu dentro la Ok, sua vita. carino. Allora, con Celeste e Dario andremo a mangiare al ristorante, annoiandoci e parlando dello smalto di Celeste, fondamentalmente di Dario che ha la fobia dello smalto di Celeste, cioè perché fondamentalmente è stato sempre questo per 3 mesi di film, cioè, parliamo di fobie e di noia, quindi sarebbe Perfetto. una noiosissima ma deliziosa serata insieme a mangiare, boh, frittura di pesce senza glutine. Con Filippo mi piacerebbe tornare a Parigi, farci una serata da Chechanet, che è questo locale dove ho sempre lavorato, però questa volta magari senza che io lavoro e senza che lui fa da cliente, ma magari ci sediamo a questi tavolini tondi, ci mettiamo là, sigarette, birrette e parliamo tutto il tempo che Filippo parliamo un sacco, è come se fosse un fratellino, gli voglio molto bene. E con Raimondo. Beh, tutti i miei amici sono un po' Raimondo, i miei più cari amici, quindi fondamentalmente si passano serate molto cupe a parlare di esistenzialismo e di come la vita, come trovare un senso alla vita, diciamo, che è abbastanza banale, è noioso anche quello. Ti sei mai chiesto cosa avresti potuto dire a Raimondo se l'avessi incontrato l'attimo prima? L'avrei sostenuto. È un personaggio che ho molto amato. Raimondo è proprio un tipo di persona che vive in quel film che io avrei supportato in qualsiasi scelta.
perché amo le persone che sono rivoluzionarie e che tendono alla libertà, anche sacrificando se stesse. Allora, Daniele, qui ci salutiamo con la playlist Deluge. Nel tuo caso sono particolarmente curiosa. Tre canzoni per tre grandi ricordi della tua vita, dove mi sento di dire il ricordo è anche più importante della canzone in sé. Vai. Madonna mia. Questa è la domanda più difficile della vita, lo so. È la domanda più difficile della vita, ma troppa musica. Ok, va bene, vado su Father and Son con mio papà. La prima volta che ho guidato la macchina per le montagne, e abbiamo sentito questa canzone e lui la sapeva a memoria, perché comunque papà mi ha passato la passione per la musica anni 70, i Beatles, mi ha regalato questa collezione che regalò mia madre a mio padre di tutti i vinili dei Beatles, quindi sono molto grato per questo. E mi ricordo che la prima volta che avevo paura di guidare la macchina, però stavo con papà e canticchiavamo questa Father and Son. Papà ovviamente non sapeva le parole, nemmeno io, però è stato un bel momento. The End dei Doors. È stato il mio primo disco. Io comprai questo il giradischi lo presi a Napoli, lo portai a Roma, avevo tutti scatoloni, era proprio il primo anno che stavo là senza un soldo, mi ricordo che compravo libri e vinili, invece di fare la spesa mangiavo fagioli e spesi tutti i miei soldi per fare la spesa di quella settimana, erano 30 euro, la spesa costava un po' di meno, per comprare il primo disco dei Doors, solo che non avevo le casse, quindi io volevo sentire The End e per sentirla mi ricordai le parole del mio migliore amico Umberto, che mi disse: ma se tu metti l'orecchio vicino alla puntina del giradischi, senti la musica piccola piccola. Quindi io mi sono messo là a sentire tutto il disco, partendo da The End, con l'orecchio vicino alla puntina per sentirlo, perché non avevo le casse. E così è andato avanti per tanto tempo. Quindi ho sentito un sacco di dischi vicino alla puntina per poterli sentire. Ultima canzone. Sì. Londra, cucina di Sock Newington. Stavo con Ryo, mio caro amico giapponese. E lui mi dice: a me è cambiata la vita quando ho sentito questa canzone. E mette Aphex Twin, A Cure to a Weak Child. The Cure for the Weak Child, non mi ricordo bene il titolo. E ho sentito per la prima volta questa elettronica storta e aggressiva, molto punk, e l'ho fatto cavolo, ha cambiato la vita anche a me questa roba qua. E poi abbiamo mangiato per la prima volta delle cavallette. Bellissimi ricordi. Che sono molto sostenibili. Grazie per aver preso così sul serio questa domanda e grazie per la chiacchierata. Grazie Chiara, grazie a te.